Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereo, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, intervento dedicato alla Serie A, diciamo, nel senso che parliamo di squadre ovviamente del campionato italiano. Non parliamo stavolta di Cagliari, ma parliamo di squadre che, diciamo, potrebbero essere considerate come delle papabili concorrenti, mettiamola così, del Cagliari il prossimo anno per quanto riguarda la permanenza in Serie A, o almeno, attenzione, è quello che ci ha detto la classifica di Serie A 2017-2018. Per quale motivo? Perché stiamo parlando di Bologna, Sassuolo e Udinese, quindi tre squadre sostanzialmente che comunque sono finite come posizionamento in classifica abbastanza vicino al Cagliari, non con un grossissimo vantaggio sul terz'ultimo posto, che appunto è significato retrocessione per il Crotone. Quindi stiamo parlando di tre squadre che nello specifico hanno cambiato, come il Cagliari, allenatore proprio alla fine di questa stagione. Perché il Cagliari, lo sappiamo, ha cambiato allenatore, è andato via Lopez, è arrivato Maran, mentre il Bologna ha ufficializzato Inzaghi, il Sassuolo ha ufficializzato De Zerbi e l'Udinese ha ufficializzato Julio Velasquez. Quindi tre nomi nuovi per queste tre panchine. La domanda che sorge spontanea è: ma le tre società in questione avranno fatto bene? Sarà stata la scelta giusta puntare su questi tre nomi? Per quale motivo faccio questa riflessione? Perché alla fine dei fatti queste tre scelte sono tre scelte molto azzardate, molto rischiose. Ovviamente il Bologna con Inzaghi, perché Inzaghi comunque nell'unica esperienza in Serie A non è che sia andata benissimo, anche se comunque, vabbè, chi è passato come allenatore del Milan in questi periodi, in questi anni, insomma, è difficilmente giudicabile, perché la situazione comunque rossonera era abbastanza particolare. Resta quindi il fatto che invece Inzaghi al Venezia ha fatto molto bene, portando il Venezia dalla Lega Pro alla Serie B e portando il Venezia quasi alla Serie A, soltanto appunto nel playoff con il Palermo, dove la squadra appunto veneta non è riuscita a superare quella siciliana. Per quanto riguarda De Zerbi al Sassuolo, è chiaro, De Zerbi abbiamo ammirato De Zerbi a Benevento, come gioca a Benevento di qui di là, però alla fine comunque il Benevento è retrocesso e anche altre esperienze passate in Serie A non è che sia andata molto bene. E poi c'è l'incognita più clamorosa, che sicuramente riguarda il nuovo tecnico dell'Udinese, Julio Velasquez. Perché? Perché chiaramente questo non conosce neanche la Serie A, ha militato principalmente come allenatore in seconda, terza serie della serie spagnole, e tra altre cose molto giovane, perché mi sembra di aver letto che è l'allenatore più giovane della Serie A a questo punto, mi sembra dell'81. Quindi insomma tante incognite da questo punto di vista. Ora, il mio pensiero riguardo qual è? È che ovviamente non si può avere la sfera di cristallo. Per quale motivo? Perché comunque i fattori che possono incidere per una stagione positiva o negativa sono veramente tanti. Anzitutto bisognerà capire il calciomercato di queste tre società quale sarà. Quindi bisognerà vedere ai nastri di partenza le rose ovviamente delle squadre. E poi sapete perfettamente comunque che i fattori durante la stagione sono tanti. Bisognerà capire appunto la mentalità, la filosofia di gioco dell'allenatore, se riuscirà in qualche modo ad essere inculcata positivamente nella testa appunto dei giocatori. Le incognite sono tante. Sicuramente vi dico la verità, mi sembra che forse il Bologna abbia forse preso la scelta migliore. Per quale motivo? Perché alla fine comunque sta di fatto che Inzaghi col Venezia ha dimostrato qualcosa, perché ribadisco, il Venezia comunque dalla Lega Pro alla Serie B, dalla Serie B quasi alla Serie A, insomma mi sembra che comunque Inzaghi qualcosina ha dimostrato. De Zerbi, ribadisco, oltre al bel gioco i risultati nada. Velasquez è un'incognita assoluta, tra altre cose è uno spagnolo che appunto quindi viene in Italia, che cercherà di proporre un calcio cosiddetto estetico, il classico calcio spagnolo. Ci aveva provato anche Luis Enrique a Roma, anche lì in situazioni diverse, a Roma piazza esigente, tutto quello che volete, però insomma sono situazioni veramente molto molto complesse. Io personalmente sono curioso di vedere appunto in tutte e tre le situazioni come si evolveranno. Per quale motivo? Perché comunque alla fine sono delle vere e proprie scommesse e incognite da parte di tutte e tre le società. Quindi staremo a vedere come andranno le cose. Ovviamente ce n'è tempo appunto per fare valutazioni riguardo. Voglio sapere però il vostro punto di vista. Secondo voi qual è stata la scelta giusta? Quali sono state le scelte giuste appunto di queste tre società? Se ci sono invece scelte sbagliate, insomma fatemi sapere il vostro punto di vista commentando ovviamente qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale YouTube se non foste ancora iscritti e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente viva il calcio sempre e comunque, ciao ciao!